Ci troviamo a Pero, in provincia di Milano, all'azienda Bellinzoni che produce dal 1937 prodotti per lucidare il marmo. Andiamo insieme a vedere. Prodotti chimici per marmo e pietre naturali, cere, idrorepellenti, paste abrasive, mastici, mangiamacchia e lucidanti di alta qualità. Hanno reso la Bellinzoni un'azienda leader nel settore in cui opera da anni. Dottor Bellinzoni, ci racconta un po' la storia della vostra azienda? La ditta è nata nel 1937, è una ditta che è nata artigianale, veramente alta industria, e dall'inizio si lavorava solamente in Italia. Poi abbiamo iniziato a lavorare in Europa, con gli utili che avevamo dell'Europa abbiamo fatto tutti i paesi arabi e dopo siamo andati in America Latina e adesso portiamo in più 100 paesi del mondo. Cosa producete esattamente? Facciamo prodotti per il marmo, sia per lucidarli, sia per ripararli, sia per pulirli. Senta, io so che c'è un prodotto in cui voi siete un po' un'azienda leader, un prodotto storico. È una cera per lucidare il marmo, che mio nonno, prima di aprire la ditta di cere, faceva il finto marmo che si usava per fare molto gli altari, le chiese, perché costava troppo portare il marmo con i buoi, portare da Carrara, portare fino a Milano. Però per fare il lavoro, per lucidarlo, ho inventato questa cera. I prodotti Bellinzoni sono stati applicati per trattare il marmo di famosi palazzi e monumenti nel mondo, quali la statua equestre di Leonardo da Vinci a Milano, la statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro, le colonne di marmo del Parlamento di Atene, il pavimento dell'aeroporto di Dubai e tanti altri. Bellinzoni esporta infatti in 90 nazioni del mondo con una rete di distributori saldamente stabilita in tutti i 5 continenti. Quanto è importante date alla ricerca? Voi avete un laboratorio interno, la vostra azienda, per i vostri prodotti? Sì, noi abbiamo un laboratorio interno, quindi sviluppiamo internamente i nostri prodotti a partire dalle materie prime. Abbiamo degli impianti nostri che abbiamo studiato e realizzato e quindi abbiamo cercato di trovare i metodi migliori di produzione per avere i prodotti più efficaci possibili. Ricerca è anche sviluppo, è anche espansione. Voi state per aprire una sede anche negli Stati Uniti? Sì, stiamo studiando come aprire una sede negli Stati Uniti e poi come a livello di ricerca stiamo implementando le nanotecnologie a servizio dei prodotti per il trattamento del marmo. La Bellinzoni è l'esempio di un'azienda che ha saputo evolversi e rimanere leader nel tempo, principalmente grazie alle capacità imprenditoriali della famiglia, ma anche grazie all'impegno dedicato alla ricerca nel rispetto dell'ambiente e dell'uomo.